quasi. Ciao, sono Emma ed eccoci dentro il negozio Unity Shop Milano situato all'interno della palestra Urban Wall. Iniziamo a vedere alcuni modelli di scarpette. Partiamo dai modelli entry level. Questo qua si chiama Tarantula ed è il modello entry level di La Sportiva, mentre questo qua è la Origin, che è il modello entry level di Scarpa. Entrambe sono scarpe che prediligono la comodità, quindi si avvicinano molto di più a quelle che sono appunto le classiche, diciamo, sneaker. Sono scarpe simmetriche, sono scarpe molto morbide e questo permette praticamente di avere un buon appoggio del piede e di capire come lavora il piede appunto in spinta sul pannello. Sono entrambe con lo strap, eventualmente la Tarantula è anche disponibile con la chiusura a lacci. E questo ovviamente, come dicevamo prima, rende la calzata della scarpa molto più veloce. Entrambe queste scarpe hanno la pianta larga e questo favorisce, come dicevamo prima, una maggiore comodità. Tendenzialmente sono delle scarpe molto polivalenti, vanno bene per fare boulder, vanno bene per fare corda, c'è chi le utilizza anche per fare vie lunghe, proprio perché sono delle scarpe molto comode e garantiscono comunque una precisione sicuramente intermedia, che va benissimo magari per chi comincia e può andare magari un po' meno bene se si ricerca una precisione estrema. Il prezzo di queste scarpe è molto contenuto, tendenzialmente le scarpe da arrampicata si aggirano tutte intorno ai 100 euro, queste sono le uniche, se non tra i pochi modelli, che restano ad un prezzo inferiore ai 100 euro. La Tarantula costa sui 70 euro e indicativamente anche la Origin. Altra scarpetta sempre molto polivalente ma un pochino più precisa, soprattutto per quello che riguarda la punta, è la Finale. Finale, disponibile questa scarpetta sia in versione velcro che con le stringhe. Personalmente io vado a suggerire il modello con le stringhe perché resta un pelino più preciso e va ad avvolgere a 360 gradi il vostro piede. È una scarpa, come dicevo prima, precisa sulla punta, ma che allo stesso tempo resta molto morbida. Ha un'ampissima percentuale di tomaia in pelle e questo fa sì che la scarpa vada ad adattarsi completamente alla forma del vostro piede. Quindi resta comunque molto molto comoda, ma che vi permetterà sicuramente di progredire. E il costo di questa scarpetta è un pelino più alto rispetto alle altre due che abbiamo visto prima e si aggira intorno ai 100 euro. Ultimi due modelli che andiamo a vedere sono invece delle scarpe che, per quanto possano sempre come tutte quante andare bene in qualsiasi contesto, quindi sia per il boulder che per la falesia, vanno ad essere molto più precise e soprattutto molto più fascianti, quindi sono delle scarpe che ahimè fanno un pochino più male rispetto alle altre. Però d'altra parte precisione significa anche soffrire un pochettino, quindi se si vuole avere più precisione sicuramente la scarpa, soprattutto in punta, farà un pochino più male. Il primo modello che vediamo è la Katana della La Sportiva, è un modello evergreen, cioè un modello che viene proposto, riproposto e riproposto da una serie di anni, ma che continua a piacere. È una scarpa molto classica e, come dicevo prima, va bene per fare qualsiasi cosa. Ha la pianta un pochino più stretta e quindi questo fa sì che la scarpa sia molto più fasciante e un pochino più scomoda, ma sicuramente è una scarpa che vi permetterà di raggiungere anche gradi un pelino più alti, sia per quello che riguarda il boulder sia per quello che riguarda la falesia. Stessa cosa, ma un pelino più morbida e in microfibra, è la Arpia di Scarpa. Anche questa scarpa qua ha delle caratteristiche molto analoghe alla Katana. È un pelino più arcuata e quindi di conseguenza un pochino più asimmetrica per quello che riguarda proprio la forma della scarpa, e questo la rende sicuramente molto più precisa. Il prezzo di queste scarpe è un pochino più alto rispetto alle altre e si aggira intorno ai 120 euro. Questo è tutto. Se avete bisogno di maggiori informazioni o volete sapere di più su tutti i nostri prodotti, il nostro sito è www.unit.it. Ciao!